Sì, Gianni Brera morì in un incidente stradale, morì all'età di 73 anni e per il giornalismo fu un enorme lutto. Gianni Brera fu un innovatore, un uomo di straordinario genio e talento che cambiò radicalmente il modo di narrare le cronache sportive. Lo fece dalle colonne di molti giornali, in particolar modo dal Giorno, Giorno allora di proprietà dell'ENI, Giorno quotidiano milanese ma con proiezione nazionale, giornale che cambiò molto il modo di fare giornalismo e nel giorno di allora la firma di Brera fu perfetta perché Brera cambiò il linguaggio, cambiò lo stile, cambiò l'approccio e il cambiamento del linguaggio sportivo un po' alla volta cambiò il linguaggio di tutte le altre branche del giornalismo. Alcune espressioni come la palla gol, il libero, la melina, l'abatino riferito a Rivera, alcuni nomignoli sono ormai entrati nel lessico comune. Per questo che forse la storia del giornalismo italiano andrebbe classificata in due fasi, prima di Brera e dopo di Brera.